ce la possiamo fare. Ragazzi, ben ritornati in un nuovo acquisti manga anime con la vostra Vale Mangaka. Mi scuso tantissimo per il ritardo nel mostrare gli acquisti, ma come sapete ci sono stati in mezzo alla fiera, poi ci sono state in mezzo altre cose, quindi sono un po' mezza frassonata, mi dispiace, sono ben da poco svegliate, quindi perdonatemi. Oggi vi faccio vedere tutti quanti i recupero negli acquisti vecchi, nuovi, vecchi, nuovi volumi che ho anche acquistato durante le settimane, compresa quella di questa settimana o della scorsa settimana, non so quando vedrete questo video. Iniziamo subito con gli acquisti. Questi con le parti dei vecchi volumi perché sono troppi. E iniziamo con il decimo volume di Otaku Teacher edito dalla Planet. Non se ne sapeva più niente dell'uscita e finalmente è uscito un nuovissimo volume e non vedo l'ora di continuare questa serie. Ventesimo volume di As the Gods Will 2 edito dalla Star Comics. Non so ancora quanti volumi mancheranno, ma non penso più di tanto. Secondo volume di Smoking Parade edito dalla Planet Manga. Sesto volume di Dead Dead Demon Dead Destruction edito dalla Planet Manga. Quattordicesimo volume di My Hero Academia edito dalla Star Comics. Questa che vedete è un'edizione limited edition, io ho voluto prendere questa di edizione perché mi sembrava molto carina e interessante. C'è anche l'edizione normale che costa, non so neanche quanto costa, però io ho voluto prendere l'edizione limited perché era molto più divertente. 23esimo volume di Prison School edito dalla Star Comics. Che devo dire? Finalmente il quarto volume di Dragon Ball Super edito dalla Star Comics. È passato anche questo un bel po' di tempo, finalmente è arrivato. Adesso aspetteremo sicuramente un altro anno per vedere il quinto volume, perché mi pare che sia uscito il quinto volume in Giappone e penso che uscirà con il contagocce. Quarto volume di Dungeon Foot edito dalla J-Pop. Alcuni mi avevano detto di lasciarla stare questa serie perché appunto, come vedete, esce con il contagocci. Decimo volume di Monster Musume edito dalla J-Pop. Questo qui non l'ho preso al negozio di fumetti, questo invece mi è stato spedito gentilmente dal buon doc del canale di New Connection, perché ovviamente in questi giorni, paio di settimane fa, c'è stato il Comic Con a Napoli, io ovviamente non potevo andarci, molti mi hanno chiesto dai vieni per favore, io purtroppo mi sarebbe piaciuto ma abito tutt'altra parte, lui era di zona ed è stato talmente gentilissimo che ovviamente dentro alla cosa lì c'era il maestro Okayado per il sostante della J-Pop e mi ha fatto lo sketch dentro di Mia per Valentina, il maestro Okayado. È stato bellissimo, mi ha fatto tanto piacere, mi è arrivato in questi giorni questo pacchetto e ringrazio tantissimo Doc per aver fatto la fila per me. Ovviamente io ho ricambiato il favore. Se andate a vedere nel suo canale The New Connection ha fatto il video acquisti insieme all'unboxing, quindi ho preso, ho fatto un piccolo regalo, andate a vederlo e sarà tanta roba. Sesto volume di L'eroe morto edito dalla J-Pop. Tredicesimo volume di Remember edito dalla J-Pop. Quarto e ultimo volume della miniserie di Croa Chimera edito dalla Planet Manga. Undicesimo volume di Real Account edito dalla Star Comics. È molto molto bello, molto splatteroso, divertente. Non penso che sia l'ultimo volume questo, ma penso che ne avranno altri due o tre volumi, credo, non so bene di preciso, però tanta roba. Decimo volume di Dimension V edito dalla Planet Manga. Quarto volume della Culla dei Demoni edito dalla Star Comics. Decimo volume di Tokyo Ghoul Re edito dalla J-Pop. Quarto volume della Stravaganza edito dalla J-Pop. Alcuni non hanno proprio ben capita questa serie, io faccio ancora fatica, però mi sa è molto interessante e molto carina, diciamo, non so quanto durerà o quanto ci vorrà per che finisca questa serie, comunque bella, carina. Terzo volume di Tsubasa World Chronicle Mirai Kanai edito dalla Star Comics. Credo che sia l'ultimo volume di questa miniserie, a meno che non ce ne sia un altro volume, ma non vorrei dire una stupidaggine, mi pare di aver letto così. Settimo volume di Darwin's Game edito dalla Planet. Bello. Terzo volume di Dance in the Vampire Band edito dalla J-Pop. Questo mini raccolta di soltanto credo 4 volumi mi sta molto piacendo, molto intrigante, non, molto particolare, non penso mancheranno soltanto uno o due volumi, ma penso che soltanto un volume visto l'enormicità del volume, quindi andiamo avanti. Ottavo volume di Medaka Box edito dalla J-Pop.
settimo volume di X-Arm edito dalla Star Comics. Molto carina anche questa, bella bella bella. Decimo volume di Twin Stars Exorcist edito dalla Planet. Molto bella anche questa, voglio iniziarmi a guardare l'anime e sono tanto curiosa di vedere, perché ho visto qualche scena e mi sembra abbastanza simile più o meno al manga, quindi non so, volevo prima vedermelo per giudicare. Settimo e ottavo volume di Sky Violation edito dalla Planet. Perché due volumi insieme? Perché ovviamente sono passate 8 settimane, non so quante più o meno precisamente, e naturalmente sono usciti i volumi contemporanei al momento, stando sente da YouTube, quindi mi si accumula sempre più roba. Settimo volume della nuova edizione di Ranma Mezzo edito dalla Star Comics. Tanto 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 bello, divertente, tutto quello che volete. Quindicesimo e ultimo volume di Akame ga Kill edito dalla Planet. Finalmente si conclude quest'altra serie, molto molto bella, mi piace. Peccato ovviamente che il volumozzo è sempre un mattone, è grosso tanto probabilmente per racchiudere tutta quanta la serie di Akame ga Kill. Molto molto bella, se avete l'opportunità recuperatela, perché chi la ama chi la odia questa serie, diciamo. Tredicesimo e quattordicesimo volume di Noragami edito dalla Planet. Terzo volume di Ghost In edito dalla Planet. È divertentissimo, mi piace tantissimo questo genere nuovo, ecchi, bello bello. Non è molto simile, non è simile a Monster Musume, però è qualcosa, molto una via di mezzo, però è molto molto divertente questo, consigliato anche questo. Secondo volume di Dolly Kill Kill edito dalla Planet. Devo ancora leggermi il primo volume e a quanto ho sentito dire che è molto simile a quello di Magical Girl of the End, mi pare, però non voglio dare giudizi, quindi preferisco a sapere questa serie a scatola chiusa. Per il momento è arrivato anche il secondo volume e dovrà rimanere lì finché non leggo il primo. Secondo volume dell'Isola dei Bambini Dimenticati edito dalla Star. Quarto volume di Platinum End edito dalla Planet. Settimo volume di Murcia Lago edito dalla Planet. Quinto volume di Radiant edito dalla Manga Senpai. Quanto è bella questa serie, ho sentito che faranno anche l'anime e non vedo l'ora di vedere anche quello. Ventitresimo volume di The Seven Deadly Sins edito dalla Star Comics. Dopo il finale tristissimo del ventiduesimo volume, spero che sia una svolta repentina di questo nuovo volume. Devo ancora leggerlo, però sono ancora mezzo traumatizzata al finale del suo scorso volume. Cinquantesimo volume di Kanichi edito dalla Planet. Dodicesimo volume di One Punch Man edito dalla Planet Manga. E ora passiamo ai volumi che probabilmente tutti quanti attendevate, compresa la sottoscritta. Praticamente sto parlando nuovissimo primo volume di la Star Comics del One Piece, del film di One Piece Gold. È fatto veramente a fumetto, guarda, adesso vi faccio vedere il pianino dentro. Cioè dentro ci sono le pagine, i frame del film ci sono dentro, e questa è una cosa che pensavo tantissimo. L'unica pecca ovviamente è che il secondo volume uscirà a fine maggio, finisce, quindi dovrò patire il pene dell'inferno, ma comunque mi sono visto già il film, quindi wow, tante tante roba. E ovviamente in uscita contemporanea è uscito pure l'86esimo volume di One Piece edito anche questo dalla Star Comics. Wow, è tanta tanta roba, finalmente uscito. Sarà contento mio fratello, perché ha ripreso a leggersi One Piece e sarà tantissimo contento. Ottavo volume di Overlord edito dalla J-Pop. Quarto volume di Mob Psycho 100 edito dalla Star Comics. Terzo volume di Devil's Line edito dalla Planet Manga, mi piace molto, molto molto molto. Finalmente il 19esimo volume di Makenki edito dalla Star Planet Manga. Quarto volume di Kagegurui edito dalla J-Pop. 16esimo volume di Brain High nell'oscurità edito dalla Planet. 14esimo volume dei Cavalieri dello Zodiaco Episodici Assassins edito dalla Planet. 18esimo volume di Usher Tora la Perfect Edition edito dalla Star. Mancano solo, mi pare, credo, due volumi alla conclusione di questa serie. Credo siamo quasi alla finale di questa serie. Mi sta piacendo moltissimo e finalmente arriviamo alla conclusione. E finalmente arriviamo con il 41esimo volume di Giant Pickup edito dalla Panini Comics. Oh, non si sa come mai, ma è passato così tanto tanto tempo, mamma mia. Mi ha fatto penare le penne dell'inferno, guarda. E con quest'ultimo chiudiamo questa parte dei vecchi volumi. Ora passiamo alle novità, che anche queste sono molto molto interessanti, sia manga che anche DVD.
Allora, la prima novità che ho preso, questa diciamo un po' per esperimento, perché più che altro non guardavo più di tanto il cartone animato all'epoca, quindi l'ho lasciato un po' preso, un po' per curiosity. Sto parlando del primissimo volume di Anna dai capelli rossi, edito dalla Planet. È una serie che tutti quanti conoscevano già, probabilmente forse nell'infanzia qualcuno di voi forse ha già visto il cartone animato di Anna dai capelli rossi. Io lo guardavo pochissimo, poco o niente, cioè perché ero più intenzionata a guardare altre cose, ma comunque niente, l'ho preso un po' per curiosity e vediamo un po' come, se è interessante o meno, se no l'accantono. Io inizio a leggerlo, per voi invece vi beccate la trama. Anna Shirley ha 11 anni ed è orfana. Il suo più grande desiderio di avere una casa e una famiglia che l'ami diventa realtà quando viene adottata da una coppia di anziani fratelli, Matthew e Marilla Kurtberg, che vivono nella piccola isola del principe Eduardo, sulla costa pacifica del Canada. Un ambiente rurale e contadino di inizio Novecento, con il mare da un lato e la campagna dall'altro, fa da sfondo alle vicende quotidiane di questa bambina dalla fervida immaginazione e dal cuore rigonfio di amore da dare e da ricevere. Altro recuperone, finalmente hanno fatto tutto quanto una mappazza, tutto un bel recuperone, una bellissima edizione. Sto parlando del volume unico di Wolf's Rain edito dalla Planet. Finalmente hanno fatto un volumazzo completo con tutta quante i due volumi, che erano un'impresa a trovarli all'epoca. Finalmente l'hanno fatto tutto quanto assieme. Non si va a paragonare con la serie originale dell'anime di Wolf's Rain. Mi era piaciuto, diciamo, mi era piaciuto particolarmente, anche se il finale poteva lasciare un pochettino a desiderare, ma a parte questo me lo rileggo. In un mondo sull'orlo del disastro ecologico, gli uomini sono costretti a sopravvivere arroccati nelle ultime metropoli rimaste, mentre il gelo della notte cala impetuosamente su di loro. Un'antica leggenda dice che quando il mondo sarà sull'orlo del baratro, i lupi appariranno e apriranno le porte del Raquen, un luogo che solo loro possono trovare. Ma i lupi ormai sono considerati solo una favola vecchia di 200 anni e nulla più. Kiba è uno degli ultimi esemplari di lupo rimasti. Il suo istinto e quella voce che soltanto lui riesce a percepire lo spingono ad inseguire il profumo dei fiori della luna per trovare così il Raquen. Il destino dei lupi, degli uomini e dei nobili si intreccerà in questo lungo viaggio, mentre il mondo alle loro spalle sta lentamente ma inesorabilmente collassando. E continuiamo con un'altra serie, che questa penso che forse, non so se mi potrebbe interessare, ma comunque è comunque della casa della Gonagai. Ovviamente sto parlando del primissimo volume di Devilman Saga edito dalla J-Pop. Non so quanto ci potrebbe azzeccare più di tanto o collegare con la serie originale di Devilman. Comunque, visto che è della Gonagai, prendiamolo e facciamo l'unplan, vediamo un pochettino. Io inizio a leggerlo e poi invece vi beccate la trama. Presentato come il capitolo finale di Devilman e quindi in continuity con la serie originale, Devilman Saga è ambientato nel 2025, quando il giovane ingegnere di robotica Yuki Fudo viene coinvolto dalla compagnia per cui lavora, con la Lepar Inc., la più grande azienda mondiale di produttori di armi, nello studio di un'avanzata tecnologia di almeno 2 milioni di anni prima, emersa dai ghiacci nell'Antartide sciolti in seguito al surriscaldamento globale del pianeta. L'incredibile scoperta è accompagnata dal ritrovamento di un inquietante murale raffigurante una battaglia tra angeli e demoni, che potrebbe portare a riscrivere la storia del genere umano. Futo fa la conoscenza di Tsubasa Shiranui, una pilota giapponese dell'aviazione militare americana, inviata a scortarlo presso il centro di ricerca della società, e dell'amministratore delegato della stessa, Ryo Asuka, un ermafrodita che apparentemente Futo sembra essere già incontrato molto tempo prima, forse addirittura in un'altra vita. E continuiamo con un'altra miniserie. Questo ho comprato sia il primo volume che è uscita anche il secondo volume, quindi li ho recuperati entrambi. Devo ancora leggerlo. Sto parlando del primo volume e del secondo volume di Vita da Slime edito dalla Star Comics. Io inizio a leggere il primo e poi continuare col secondo volume, per voi invece mi beccate la trama. Numero 1 e numero 2. Un normale ragazzo di 37 anni, dopo essere stato ucciso da un rapinatore in fuga, si ritrova in un nuovo mondo, reincarnato in uno slime cieco ma con abilità uniche. Con il nuovo nome di Rimuru Tempest,
Inizia così la sua nuova vita in un altro mondo con un sempre più crescente numero di seguaci. Continuiamo con un'altra novità, anche questa mi era anche questa non so se fatto bene o fatto male, sto parlando del primo volume di Harmony edito dalla Star Comics. Le copertine molto neutre, c'è soltanto la, credo che sia la protagonista qua dentro, ma non lo so, devo ancora capirlo per benino. L'ho inizio a leggerlo, per voi invece vi beccate la trama. Guerre nucleari e malattie hanno flagellato e distrutto il mondo. Per evitare nuovi orrori, nel periodo futuro chiamato Maelstrom, si cerca di creare un mondo utopico, grazie a nanotecnologie mediche ed a una potente etica del benessere sociale e di considerazione reciproca. Eppure questo mondo non è così perfetto come sembra. Tre giovani ragazze, Tuan Kirie, la sua compagna di classe Mia Chemie e la loro amica Chian Reikado, decidono di opporsi a questo totalitarismo di gentilezza e all'utilizzo di supermedicine con lo sciopero della fame, decise a portarlo avanti fino ad un tentativo estremo di suicidio. La loro protesta però fallisce. Anni dopo, Tuan Kirie è diventato membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Mentre Kirie dovrà affrontare una minaccia mondiale capace di distruggere l'intero pianeta, rincontrerà Chan. Riusciranno le due a salvare il mondo da se stesso? E arriviamo con l'ultima novità manga, che è un'altra serie che attendevo da tantissimo. Ho visto qualcosa dell'anime, sembra qualcosa di pazzesco assolutamente. Sto parlando ovviamente del primissimo volume di Saga of Tanya the Evil edito dalla Planet Manga. È qualcosa di assurda questa serie, l'ho iniziato a leggerlo e wow, è stato un trip mentale già dall'inizio del primo volume, perché pensavo tutt'altra roba guardando qualche frame, qualcosa dell'anime, invece è tutt'altra cosa, mi aspettavo totalmente diverso. Mi piacciono moltissimo i disegni, sono molto molto belli. Lo rileggerò e per voi invece vi beccate la trama. Tanya Degurekov, capelli biondi, occhi azzurri, carnagione pallida e quasi trasparente, è sempre in prima linea, vola sui campi di battaglia e uccide senza alcuna pietà il nemico. Le sue giovani labbra comandavano un'intera armata. Tanya faceva parte dell'elite burocratica giapponese, ma per via delle ire di un dio si è rincarnata nel corpo di una ragazzina e ora non pensa altro che all'ottimizzazione e all'avanzamento della sua carriera, e ciò la rende la più pericolosa strega dell'armata imperiale. Molto velocemente vi faccio vedere i DVD che ho acquistato e un piccolo gadget che ho trovato in giro, ma sarà molto molto interessante. Il primo, partiamo con il secondo cofanetto della saga di Saint Seiya The Lost Canvas, Assassino sull'Orient Express, Final Destination 2 e Final Destination 3, il primo Final Destination, Coco della Disney, Jumanji Benvenuti nella giungla, poi ultimo, questo diciamo l'ho presentato per ultimo, penso che sia abbastanza assurda questa cosa qui, mi sono venuta a prendere la tazza della serie di Rick e Morty, visto che sono talmente ossessionata con la faccia di Rick. Adesso ve la faccio vedere per benino, guardate qua, guardate quanto è figa, guardate, è fortissima con la faccia di Rick. Se volete sapere tutte le prossime uscite manga, anime, film, DVD, gadget e quant'altro, li potete trovare o sulle preview, questo credo che sia del mese di giugno, quindi le prossime uscite di giugno, o su Terminal Magazine, questo è quello di maggio, o su Money Comics, o su Nuovo Anteprima, questo è quello di aprile, quindi dovrebbe uscire quello di maggio, dovrebbe uscire, o quello di giugno, forse quello di maggio dovrebbe uscire, o su Nuovo Direct. Ebbene sì, finalmente siamo riusciti ad arrivare alla fine di tutto questo mega acquisti manga e anime. Adesso mi devo mettere tutto quanto a posto. Io spero che questi acquisti vi siano piaciuti, fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto, e vi ricordo ancora che se avete domande di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, tutto quello che volete, vi ricordo di lasciare qua sotto l'hashtag Vale ho una domanda per te, e risponderò tutte alle vostre domande al prossimo Vale risponde, ormai quello di fine maggio ormai lo farò, quindi mi raccomando andate sotto con le domande, perché altrimenti non posso fare rispondervi. Io chiudo qua questo video ragazzi, e come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, anche i veri social Facebook, Twitter, Instagram e Telegram, il gruppo degli spalmati di Telegram, e che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, noi ci rivediamo al prossimo video, ciao!